strage del centro commerciale a Sydney, nella struttura dell'orrore c'era anche un trevigiano, Paolo Beraldo. Ho sentito le urla, poi sono suonate le sirene. Capisco solo ora il pericolo scampato. Dagli uscenti Paolo Borchi e Rosanna Conta, dei new entry Alessandro Manera e Morena Martini, la Lega presenta i 6 candidati veneti alle europee, resta il nodo capolista, si va verso Vannacci, ma nel partito cresce la richiesta di Zaia. Rapine seriali a Vicenza, la polizia arresta 2 stranieri accusati di almeno 4 assalti violenti, in manette un nigeriano e il suo complice senegalese. Terzo tentativo di furto nel ristorante Amelia Romana alle porte di Via Giustizia a Mestre, il titolare, la situazione è diventata insostenibile. Nel Duomo di Tarcento l'addio alla 34enne incinta di una bimba morta nello schianto di Pasqua a Padova, comunità in lacrime, molti arrivati dal Veneto. Nuovo presidio di protesta degli ambientalisti a Cortina d'Ampezzo contro il cantiere della pista da bob, sale la tensione. Dal treno della memoria che partirà da Treviso allo sfilamento delle penne nere fino alle cerimonie all'interno della caserma Goi Pantanari, domani dalle 9 in diretta su Antenna 3 il 10° raduno del battaglione Gemona a Gemona del Friuli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la strage di Sydney in apertura per la nostra edizione regionale dei telegiornali, perché all'interno di questa struttura dove è avvenuta la tragedia, 6 i morti, c'era anche un trevigiano, Paolo Beraldo, che ha sentito le urla e si trovava davvero a pochi metri dal killer. Sentite il suo racconto. Inizialmente non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Io stavo camminando giù dalle scale mobili quando ho visto che stavano chiudendo alcuni negozi e delle persone stavano correndo. Sono andato giù in un negozio per fare la spesa ed è in quel momento che hanno chiuso le serrande ed hanno iniziato a suonare le sirene. We are in lockdown here. I don't know, there's some crazy person. Ha vissuto attimi surreali Paolo Beraldo, trevigiano di 46 anni, testimone nell'inferno del Westfield, il centro commerciale di Sydney, teatro della follia di un quarantenne che ha ucciso a coltellate 6 persone, ferendone altrettante, tra cui un bimbo di 9 mesi. Con ogni probabilità le saracinesche abbassate di tutta fretta alle sue spalle hanno messo al riparo Beraldo dalla furia del killer. Per i primi 20 minuti nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. Poi circolava voce appunto che una persona stava accoltellando delle persone, però non si sapeva se fosse una persona o più persone in realtà che stavano compiendo l'atto. Le urla erano più di persone che stavano correndo, perché non tutti sono riusciti a entrare nei negozi, alcune persone sono proprio scappate dal centro commerciale correndo. Nel centro commerciale è quindi il panico, come documentato dai video di chi c'era e che fin da subito sono circolati in rete. Il 46enne racconta lo smarrimento iniziale e poi il caos. La tensione è cresciuta quando dovevamo evacuare, perché anche gli addetti alla sicurezza non sapevano bene la procedura, non sapevamo dove dovevamo evacuare, quindi quello è stato proprio il momento di tensione dove non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, perché poteva anche essere forse un'allarme bomba. Beraldo, che a Sydney lavora come fisioterapista, è cittadino australiano. Dal 2019 e fino a qualche settimana fa era ritornato nella sua Treviso, poi la decisione di partire nuovamente. La consapevolezza del rischio corso è emersa poco alla volta. È un po' adesso, insomma, che mi sono reso conto di essere stato a 50 metri, insomma, 100 metri da un attentato, insomma. Di averla scampata poi nella vita, insomma, 100 metri, 10 metri, comunque insomma l'abbiamo scampata. Sia io che altri miei amici che erano lì e non sapevo fossero lì, ci siamo sentiti per messaggio e insomma era una coincidenza che fossimo tutti lì. Di sicuro si può parlare di fortuna, adesso c'è da capire un po' come la città reagirà a questo evento. La tragedia alla centrale idroelettrica di Suviana, chiusa nel silenzio la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere morto in uno degli incidenti più gravi nella storia delle centrali idroelettriche italiane. A Ponte San Nicolò si attende il ritorno della salma per l'addio.
E siamo in attesa, come insomma potete immaginare, un po' tutti, per così dare l'ultimo saluto ad Adriano. La comunità partecipe, la comunità è in attesa, la comunità anche così mi ha sollecitato, insomma, che se fosse possibile che le ossequie fossero qui a Ponte San Nicolò. Nessuna certezza, qualche sicurezza a partire da lunedì. La comunità di Ponte San Nicolò spera di poter dare l'ultimo saluto in questa chiesa ad Adriano Scandellari, l'ingegnere di Enel Green Power, morto nell'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi. 57 anni, l'uomo che viveva nella cittadina alle porte di Padova da sempre, con la moglie e le due figlie, era amatissimo vicepresidente del consiglio pastorale della parrocchia. Accanto alla moglie, fratelli e il parroco di Ponte San Nicolò, Don Daniele Cognolato, nel bolognese c'era anche il sindaco giovedì, al momento del riconoscimento della salma di Adriano Scandellari. Rappresentavo la comunità e avevo comunque l'onore di rappresentare tutto l'abbraccio che la comunità di Ponte San Nicolò dava in questi tragici momenti alla famiglia. La famiglia è chiusa nel silenzio. Accanto all'anziano padre, il fratello sacerdote di Adriano, Don Leonardo, e la sorella Raffaella. Nel frattempo restano stabili, ma gravi, le condizioni dei due feriti veneti nell'esplosione. L'ingegnere padovano Stefano Bellabona, ricoverato a Parma, e il veneziano Sandro Busetto, ricoverato a Pisa. La pagina politica: questa mattina a Treviso il segretario della Lega Alberto Stefani ha presentato a sorpresa i sei candidati alle europee. I candidati a nome di tutto il movimento politico. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani sceglie Treviso e la terza edizione della scuola politica per annunciare a sorpresa i sei candidati veneti alle elezioni europee. Li abbiamo voluti presentare per primi ai militanti del partito, spiega. Abbiamo figure che vengono dal mondo del territorio, ripeto, e sono espressione dei territori. Ai due uscenti, il veronese segretario della provincia scaligera e vice segretario regionale Paolo Borchia e l'avvocatessa veneziana Rosanna Conte, si aggiungono il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera e di Rossano Morena Martini, e poi i sindaci di Porto Tolle Roberto Pizzoli e di Pozzo Novo la deputata Arianna Lazzarini. Sei nomi ai quali andrà ad aggiungersi il capolista. Molti in sala aspettavano l'annuncio, che però non è arrivato. Secondo i ben informati sarà il generale Roberto Vannacci, anche se si continua da più parti a fare il nome del presidente Zaia. Potrebbe essere Vannacci, ma le scelte sono appunto della segreteria federale, perché il collegio non è solo Veneto, è un collegio del nord-est. Zaia piace come ho sempre detto, Zaia può fare qualsiasi tipo di sfida e sa benissimo che qualsiasi tipo di sfida la vincerebbe. È una figura che rappresenta un elemento di forza di questo movimento politico in Veneto. Ma il nome di Vannacci non convince proprio tutti. Io di mio preferisco sempre l'espressione territoriale, chiaramente poi il partito decide, e questa sì, forse sarebbe la prima volta, credo. Alessandro Manera, che si dice contento di poter rappresentare Treviso e l'intera Marca in questa sfida europea. Vedremo di dare il meglio come città, come territorio, per rappresentare quello che è anche un modello amministrativo di un certo tipo che abbiamo portato avanti questi anni. Intanto l'eventuale vittoria del vice sindaco di Treviso in Europa potrebbe portare ad un ripasso di giunta, nonostante non vi sia incompatibilità tra le due cariche. Vedremo cosa fare, ma vedrà soprattutto il sindaco qual è la mia destinazione. Comunque sarebbe disponibile a fare entrambi i ruoli? Sì, perfettamente. Peraltro al giorno d'oggi le tecnologie ti consentono anche di collegarti dall'esterno. Io sono dell'idea che ognuno deve ricoprire un solo ruolo e lo deve far bene. Ha fatto benissimo l'assessore, sta facendo benissimo il vice sindaco. Se un domani sarà impegnato a livello europeo è giusto che si dedichi all'Europa. Però, ripeto, oggi ci dobbiamo concentrare sulla sua elezione. E da Vittorio Veneto, dove ha benedetto la corsa di Azione al fianco di Gianluca Posocco alle amministrative di giugno, il padovano Carlo Pasqualetto lancia la sua candidatura all'Europa, alle europee, con Carlo Calenda. I temi più importanti sono la trasformazione tecnologica e ovviamente la trasformazione energetica in ottica di sostenibilità. Io nella vita faccio l'imprenditore in questi ambiti, quindi nell'informatica e nella digitalizzazione, e quindi spero in Europa di poter rappresentare la mia comunità, soprattutto seguendo questi due dossier.
Da Vittorio Veneto, dove Azione sarà presente con i propri candidati alle elezioni amministrative, Carlo Pasqualetto, 35 anni, imprenditore nel settore della digitalizzazione, da 14 anni in amministrazione a Padova, si propone come rappresentante in Europa del partito di Carlo Calenda e di un territorio che a Bruxelles deve poter dire la sua. Una comunità fatta di imprese, di socialità, di impegno, che vuole crescere attraverso gli strumenti che Bruxelles mette a nostra disposizione. Noi, la mia generazione, crede che essere in un continente senza mura e senza guerre sia un grande valore. Spero che mia figlia Azzurra possa avere lo stesso fra 20 anni. Qui in Veneto, secondo me, il clima per Azione è molto buono, perché Azione è il partito del fare. È il partito che crede nell'Europa, però l'Europa si costruisce attraverso proposte che durino nel tempo. Il fatto di avere candidati di grande competenza non è un vanto, non è un punto di arrivo, ma la competenza dei nostri candidati, che parlano inglese, si sono formati in Europa, sarà al servizio di una comunità che in Europa trova il luogo naturale in cui verranno prese le scelte che influiranno sulle aziende, le persone e le comunità. Ho avuto una squadra che ha lavorato in maniera molto dura e la sto chiamando a lavorare in maniera altrettanto dura, però sono convinto che se manteniamo quella che è la linea appunto, che le persone ci conoscono per Azione, per quello che è qualcosa che trasmette un messaggio nuovo, penso che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Vi do un'ultima ora di cronaca. Incidente mortale poco fa in via Brigata Mazzini, siamo nella zona delle scuole medie a Farra di Soligo, quindi in provincia di Treviso. C'è stato un frontale fra due auto, pare per un malore del conducente più anziano, la vittima un 80enne della zona. Sul posto anche il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencina. Tutti i dettagli, gli aggiornamenti nell'edizione di Treviso alle 19.30. E noi andiamo a Vicenza per parlare di rapine seriali. Rapine in serie, efferate, violente, aggressioni pericolose. E partendo da questo video che riprende l'assalto feroce a un uomo che a Vicenza sta facendo bancomat in Viale Verona, che la polizia ha portato avanti le indagini fino a chiudere il cerchio. In manette un nigeriano di 32 anni e un senegalese di 45, ritenuti responsabili di almeno 4 colpi, ma potrebbero essere di più. Credo che al di là dei 4 episodi accertati e che sono stati considerati espressamente dall'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, ci siano altri episodi degli ultimi periodi, degli ultimi mesi, sui quali lo stesso Ufficio Prevenzione Generale sta lavorando in maniera molto molto puntuale per la ricostruzione. Abbiamo raccolto innanzitutto delle indicazioni da parte delle vittime che hanno subito questi reati e poi anche con alcune immagini di sistemi di videosorveglianza abbiamo ricostruito i passaggi, i movimenti di questi soggetti poi tratti in arresto ieri. Avevano seminato il panico a Vicenza tra il 4 marzo e il 2 aprile. Prima una rapina al bancomat di Viale Verona. Il nigeriano, armato di un coltello con la lama lunga 40 centimetri, minaccia la vittima. C'è una colluttazione, poi i malviventi si dileguano con 500 euro. Allo stesso sportello un'altra rapina con la stessa dinamica. Questa volta il bottino vale 600 euro. Nei giorni successivi, in Viale Sant'Agostino, una peruviana, alla fermata dell'autobus, viene aggredita. I due malviventi le strappano la borsa che contiene il telefonino e 80 euro. La vittima, cadendo, riporta ferite guaribili in 10 giorni. Un altro episodio in via Torino, dove un romeno viene avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi viene immobilizzato e derubato del cellulare e di banconote per 70 euro. Anche la scelta delle vittime, in molti casi casuale, evidentemente era fortemente condizionata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. I due malviventi, con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati in una palazzina abbandonata in via Ferreto de Ferreti. Qui la polizia li ha raggiunti, arrestati e portati in carcere a Vicenza. Li abbiamo intercettati in uno stabile abbandonato, che tra l'altro è in via di abbattimento, e dove si nascondevano entrambi. Di fronte alla commissione di reati, comunque le forze di polizia ci sono. Sono sul territorio e danno delle risposte concrete. È chiaro, bisogna attendere qualche giorno, qualche mese a volte, ma le risposte arrivano. Allarme furti, andiamo a Mestre. È il terzo in un mese, il terzo. È una situazione insostenibile.
ingestibile, non ce la faccio più. Fuori città, esasperato, il titolare del ristorante Amelia Romana, Luca Serpente, scopre il terzo tentativo di furto nel suo locale alle porte di Via Giustizia a Mestre. I vandali hanno tentato di scardinare il magazzino del locale per cercare di entrare e rubare, senza però riuscirci, ma provocando solo danni. Non è solo il danno, adesso sono entrati, hanno cercato di entrare in una parte interna del ristorante che non è allarmata, quindi un magazzino adiacente, dovrò spendere altri soldi per mettere in sicurezza anche questa porta. Dovrò mettere delle telecamere anche esterne, degli infrarossi, non so più cosa fare. Solo pochi giorni fa il titolare della carrozzeria poco distante dal ristorante aveva denunciato ai nostri microfoni l'ennesimo atto vandalico, chiedendo ancora una volta un presidio fisso e annunciando di essere disposto a bloccare via Miranese in segno di protesta, posizione condivisa anche da Serpente. Io dico ancora di più, se è possibile di pagarci una polizia privata, qualcuno magari ci venga incontro anche il comune a questo punto qua, se non ha le risorse da darci con un presidio fisso, quantomeno ci dia la possibilità di poterci difendere da soli e ci dia la possibilità di intervenire con una polizia privata che abbia dei compiti ben precisi. Il presidio fisso è l'unica soluzione per dissuadere queste persone. Vi do un'altra ultim'ora, c'è un grosso incendio, si è sviluppato a Spresiano presso l'ex ditta filatura di San Lorenzo in piazza Caduti per la Libertà. Sul posto task force di uomini e mezzi, vigili del fuoco e carabinieri, stiamo raggiungendo il posto, per noi Edi Caliman e Mattia Pizzaia, ci collegheremo nel corso dell'edizione trevigiana. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Tarcento, oggi l'ultimo saluto alla giovane donna morta il giorno di Pasqua a Padova in un terribile incidente stradale. L'incidente drammatico. Nel giorno di Pasqua la morte immediata della figlia che portava in grembo al quinto mese di gravidanza e che avrebbe dovuto nascere tra agosto e settembre e avrebbe dovuto chiamarsi Amélie. E poi la sua morte, quella di Valentina, avvenuta in ospedale qualche giorno più tardi. Alla fine non ce l'ha fatta, lasciando nel dolore e nella disperazione una famiglia che non riesce ovviamente ad accettare che la propria amata figlia sia scomparsa tragicamente alla soglia dei 33 anni che avrebbe compiuto fra un mese. Così come a breve avrebbe dovuto anche sposarsi con Giulio, il suo fidanzato e padre di sua figlia, e per un piano tremendo del destino anche colui che era alla guida dell'auto in quel fatidico momento quando c'è stato l'incidente in corso Stati Uniti a Padova che ha stravolto la vita di tre famiglie, quella di Valentina, quella di Giulio e quella che Valentina e Giulio insieme avrebbero iniziato a costruire. Non c'era Giulio all'ultimo saluto e ai funerali tenutisi nel Duomo di Tarcento, si è scusato subito dopo la tragedia, ha spiegato che amerà Valentina per sempre, ma è difficile da accettare un incidente stradale del genere. Non c'era Giulio, non se l'è sentita, ovviamente, o forse non voleva distogliere l'attenzione da un momento solenne come quello del saluto di Valentina. Non c'era, ma era presente la sera del venerdì precedente al Rosario, che ha preceduto appunto i funerali, funerali toccanti, in cui si è descritta una ragazza solare, felice e gioiosa, che se n'è andata troppo presto. Ricordi, pianti strazianti, scene che ben dimostrano l'amore che Valentina sapeva dare e sapeva generare e di conseguenza ricevere. Dal Friuli si era trasferita nella provincia di Padova, ora abita in cielo, la sua casa per sempre. Per salutarla basterà alzare lo sguardo. A Cortina, ad Ampezzo, ancora tensioni, ancora proteste contro la pista da bob. Non si arrendono gli ambientalisti ed esprimono il loro dissenso nei confronti della nuova pista da bob con una lunga camminata da Sciacquolo fino al cantiere di Ronco, dove gli operai al lavoro si dicono peraltro certi del successo del cantiere nei tempi previsti. Queste le ragioni per cui protestano. Per l'ignoranza politica che insiste a realizzare un'opera assurda che rischia anche fra l'altro di non venir pronta per il termine giusto. Io sono qui perché sono un giovane cittadino ampezzano, vivo qui, spero di poter vivere qui nel mio paese per il resto della mia vita
Il punto è che la pista da bob, ma non solo quella, perché la pista da bob è solo il simbolo di una tendenza che porta a trasformare il nostro paese, come tanti altri paesi di montagna, in dei villaggi turistici lussuosi, ma impossibili da vivere per noi residenti. Manifestare per cosa? Manifestare contro una pista di bob, contro un'investizione, investimenti che sono assurdi, che non, anzi, castigheranno i nostri figli e nipoti. Una cementificazione veramente assurda. Manifestare contro l'autoritarismo della politica odierna, che non fa delle decisioni, non prende decisioni a favore della popolazione residente. Manifestare perché non sono d'accordo, non sono d'accordo nel come stanno venendo investite le risorse pubbliche, che sono anche nostre, e credo ancora che possiamo scendere e manifestare ciò con cui non siamo d'accordo. I manifestanti, riunitisi sotto l'egida del coordinamento ambientalisti dell'Alto Bellunese, anche in questa circostanza erano sì determinati, ma non tantissimi, e nuovamente più da fuori che ampezzani. Chiara la loro battaglia contro ogni cementificazione, comprese le preoccupazioni per quanto accade anche nel centro cittadino, dove viene denunciata la prospettiva di chiusura di ben 12 alberghi, in un momento in cui a Cortina c'è semmai penuria di camere. Vedi la difficoltà da parte della prefettura nel trovare quelle per le forze dell'ordine che garantiranno la sicurezza in occasione delle Olimpiadi. Alberghi i cui proprietari vorrebbero cambiare la destinazione, trasformandoli in condomini, come già accaduto in passato, a strutture alberghiere utilizzate per le Olimpiadi del 56. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di domani a partire dalle 9. Saremo in diretta da Gemona del Friuli per il raduno del glorioso battaglione Gemona a partire dalle 9, domani mattina qui su Antenna 3. Adesso c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Anticipo d'estate e caldo anomalo, poi la nuova settimana sarà decisamente più movimentata. Ma vediamo intanto il dettaglio di domenica 14 aprile. Sul Veneto l'alta pressione ci regala una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento in più verso sera sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sulla zona montana aumento della nuvolosità. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ancora sole con della nuvolosità alta in quota. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime comprese tra 28 e 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.